Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. Sociale e ambiente, un 9-10 unito in un percorso di vita, da uno sportello essenziale per la vita, per l'autonomia in Arezzo, che ha il patrocinio anche del comune di Subbiano e che ha al suo interno un'associazione di Subbiano, per giungere proprio nel paese di Subbiano per una ciclopedonale, quella dell'Arno, con la bretella che porta all'Alpe e il percorso che prosegue sino a Ponte Buriano. Percorsi di vita per vivere meglio. Grazie a Mente Locale, una cooperativa sociale di tipo A, alla Croce Rossa Italiana di Arezzo e grazie anche all'Associazione Cresce, nasce uno sportello. Ed è uno sportello importante perché è uno sportello per l'autonomia. Uno sportello per l'autonomia che sarà presente alla Croce Rossa di Arezzo. Ma sentiamo prima di tutto che cos'è in questo caso. Allora, responsabile del progetto è Mente Locale. E in questo caso che tipo di progetto è? Allora, questo progetto è nato da un bisogno, il bisogno di aiutare i ragazzi che escono dalla comunità. Quando finiscono il percorso in comunità, che hanno terminato quindi 18 anni o gli studi, devono andare a vivere in autonomia. Chiaramente è una cosa che è complicata, difficile, non hanno una famiglia alle spalle, quindi c'è nata l'idea di organizzare un percorso, un progetto che le aiuti a raggiungere questa autonomia, quindi l'esigenza di un aiuto finanziario per pagare un affitto, terminare gli studi, l'aiuto per prendere una patente e tutto quello che necessita quando si vive da soli. La Croce Rossa è colei che avrà proprio il punto dove potersi rivolgere, no? Sì, abbiamo messo a disposizione la nostra decennale esperienza in ambito di sportello sociale di ascolto e abbiamo sposato subito questo progetto perché i ragazzi che si trovano ad uscire dalla comunità si trovano praticamente soli ad affrontare le mille difficoltà che possono avere quotidianamente per costruirsi una vita. Quindi il nostro sportello darà un supporto psicologico in primis e cercherà di orientare e dare delle agevolazioni ai ragazzi che appunto intraprenderanno il loro percorso di vita. Quindi diciamo che è un progetto per l'autonomia a tutto tondo, cioè stiamo parlando non persone con disabilità e basta, non stiamo parlando di persone di comunità che sono le comunità, ma chiunque abbia un progetto di vita e magari perché la famiglia non può avere naturalmente le risorse economiche che possano aiutarlo, quindi portare avanti questo progetto. Sì, l'idea è proprio quella, è un progetto integrato, nel senso i ragazzi sono tutti uguali e quindi partendo dal presupposto che sono tutti uguali, dare a tutti la stessa possibilità, non soltanto tanto a quelli che appartengono alla comunità o appartengono a una disabilità, ma tutti che nel loro percorso di vita hanno una necessità e non riescono a far fronte a questa necessità per poter accrescere e quindi per poter buttarsi, passatemi il termine, nel mondo, quindi con il mondo del lavoro, vogliamo offrire gli strumenti necessari e dare una possibilità in più ai cosiddetti ultimi, che ultimi non sono perché tutti dobbiamo avere la stessa possibilità. Lo sportello per l'autonomia quando parte? Oppure è già partito e quanti ci saranno dei giorni specifici? Allora, è già partito, possono rivolgersi a noi il mercoledì pomeriggio, dalle 17 alle 20 e il sabato mattina dalle 9 a mezzogiorno. Ci saranno i nostri psicologi che accoglieranno le richieste e poi dopo valuteranno il da farsi in base alle specifiche richieste. Un progetto che vede anche coinvolte tre amministrazioni? Sì, allora noi abbiamo avuto il patrocinio del Comune d'Arezzo e del Comune di Subbiano Capolona. Avevamo provato a estendere la richiesta anche a altre amministrazioni, ma un po' per tempistica, non siamo riusciti. Quindi sì, anche i tre comuni sono in questo progetto. Un progetto che comunque è importante perché coinvolge professionisti, in questo caso come gli psicologi, ma anche naturalmente altri fattori, che quindi viene sostenuto come?
Viene sostenuto da questo, abbiamo vinto questo finanziamento presso il Fondo di Beneficenza di Intesa San Paolo, che, con la quale noi spesso, insomma, produciamo dei progetti e riusciamo, insomma, quando sono così, avere dei finanziamenti. E oltre agli psicologi, all'interno di questo sportello c'è anche l'assistente sociale privata e una persona che può accompagnare questi ragazzi laddove ci sono delle esigenze, come fare un ISE, andare a fare un 7.30, perché quando uno si trova da solo e in autonomia non sono cose semplici. Quindi c'è tutto anche un accompagnamento a delle questioni burocratiche che possono essere comunque cose importanti. Uno sportello per l'autonomia, abbiamo detto che escono di qui a 18 anni, abbiamo detto che è per tutti quanti i ragazzi, ma c'è un'età naturalmente a cui ci si può rivolgere, cioè superiore a 18 anni oppure no? Allora, l'età che abbiamo previsto è 16-24 anni. 16 anni perché? Perché ci può essere anche dei casi, non di comunità, di ragazzini che hanno delle difficoltà a terminare gli studi, perché una famiglia è in difficoltà e credo che sia giusto che tutti abbiano questa possibilità. Quindi si pensa all'acquisto libri, al materiale scolastico, perché no, un corso sportivo, come ho detto prima, la patente come strumento per trovare lavoro. Quindi i destinatari sono tutti ragazzini che possono avere bisogno di questa cosa. Poi le risorse sono limitate, però verranno, insomma, tramite valutate con il personale che hanno loro, quindi ci affidiamo a loro. Credo che in questo caso c'entra anche l'associazione Crescere, che si è sempre adoperata il dopo, sempre per capire anche come naturalmente voi collaborate. Allora, il dopo ovviamente è riferito appunto ai ragazzi che escono dalla comunità. Noi abbiamo abbracciato il progetto perché la vera inclusione è quella di fare gruppo, di fare rete, e quindi anche i ragazzi con disabilità, che possono trovarsi quindi in difficoltà per costruire un progetto di vita indipendente, possono quindi rivolgersi allo sportello, e all'interno del progetto è riservato proprio uno spazio per le disabilità, che verranno fatti appunto dei corsi di formazione per inserirli in un possibile mondo del lavoro. Quindi come cooperativa abbracciate un ampio specchio, diciamo così, di autonomie. Sì, noi il nostro lavoro parte da ragazzini che vengono inseriti dai servizi sociali, quindi 16-18 anni. Poi chiaramente li aiutiamo a proseguire una volta usciti. Volevo specificare che questo progetto non ha destinatari solo i ragazzi che escono dalla comunità, ma tutti i ragazzi che hanno bisogno di un aiuto per poter terminare gli studi, per poter un aiuto finanziario se le famiglie sono in difficoltà. Cioè, i destinatari sono tutti i ragazzini che hanno un progetto da terminare, si trovano da soli e non sanno come fare, quindi non solo chi esce dalla comunità. Tutti i ragazzi sono uguali per Mente Locale, per la Croce Rossa Italiana, per l'associazione Crescere. 16-24 anni. Questo naturalmente è l'età che prevede il progetto proprio di sportello per l'autonomia. Quindi mi raccomando, pensateci se ne avete bisogno, perché è veramente un'opportunità grande. Siamo ad Arezzo, siamo nella sede proprio così di Mente Locale, ma ricordate che lo sportello ha la sua sede alla Croce Rossa Italiana. Grazie naturalmente anche a Crescere, che ha inserito nell'inclusione proprio anche i ragazzi che hanno bisogno di autonomia. Dallo sportello per l'autonomia, ricordiamo, aperta la Croce Rossa di Arezzo il mercoledì dalle 17 alle 20, il sabato dalle 9 alle 12, per un supporto ai ragazzi, per aiutarli ad avere indipendenza anche economica, ad un altro percorso che aiuta anche questo a vivere meglio, questa volta attraverso l'ambiente, come la ciclopedonale dell'Arno nella zona di Subiano. Pista ciclabile dell'Arno nel tratto di Subiano da Santa Mamma a Calbenzano e da Ponte Caliano all'Allama. Ne parliamo con il sindaco Ilaria Mattesini dal tratto dove si sta realizzando la bretella per l'Alpe di Catenaia nel centro di Subiano. Ecco, attualmente abbiamo visto che la pista ciclabile è ferma prima di Santa Mamma. Sì, era, diciamo, il tratto da Santa Mamma, diciamo, fino a
alla chiassa, era uno stralcio funzionale, insomma, separato dagli altri stralci della ciclovia dell'Arno. Stanno procedendo, la progettazione diciamo che è conclusa, stanno procedendo per l'assegnazione e aggiudicazione dei lavori e quindi a breve partiranno anche i lavori di questo tratto che interesserà appunto il comune di Subbiano e di Capolona. Subbiano, come sappiamo, appunto la ciclovia dell'Arno si innesta su Santa Mama per proseguire verso Calbenzano, attraversare l'Arno con una passerella appunto dedicata al percorso ciclopedonale, entrare nel comune di Capolona. Rientra nel comune di Subbiano proprio sul ponte Caiano, sul ponte di Ponte Caiano, per percorrere tutta la zona di Castelnuovo e immettersi in prossimità della zona industriale proprio lungo l'Arno. È uno scorcio naturalistico, quello molto, molto bello, che noi i cittadini Subbiano, soprattutto le nuove generazioni, non conoscono. Ho avuto il piacere appunto di fare un sopralluogo con gli ingegneri incaricati per la realizzazione della ciclovia e l'ingegnere dell'Unione dei Comuni Montani. È uno scorcio molto bello che vale la pena che venga valorizzato appunto da un percorso che non è solo turistico, è anche un percorso che permette a noi del posto di godere delle bellezze che abbiamo. Lì l'Arno è molto bello, ci sono anche delle spiagge che sono sicuramente raggiungibili, facilmente raggiungibili anche da famiglie con bambini, quindi può essere rivissuto l'Arno come veniva vissuto una volta. Quindi magari ci può essere anche l'occasione di passare del tempo grazie anche a questo sentiero che è percorribile, quindi chiaramente anche dal punto di vista pedonale, e può essere appunto un modo di godere del nostro territorio, delle nostre bellezze. Stanno per concludersi i lavori della pretella della ciclopedonale dell'Arno nel paese di Subbiano, con area di sosta per ricarica e bike, e che consentirà ai ciclisti di raggiungere l'Alpe di Catenaia e ricollegarsi così al percorso di San Francesco per arrivare sino alla Verna. Sì, è un progetto che risale a qualche anno fa, siamo riusciti ad oggi a realizzarlo, e è un finanziamento regionale col contributo, la copartecipazione del Comune di Subbiano. È un investimento di 130.000 euro, ora ci sono stati anche degli aumenti dovuti insomma alle recenti dinamiche dell'aumento dei prezzi, quindi sicuramente ci sarà qualche somma aggiuntiva da prevedere. Comunque è un finanziamento importante e dà la possibilità appunto di rivitalizzare anche qui la parte ricreativa e sportiva del centro di Subbiano, e dà la possibilità di collegarsi al percorso della ciclovia dell'Arno, che è un progetto appunto regionale, per poi proseguire quindi nel comune di Subbiano e raggiungere i nostri posti più belli dal punto di vista turistico, ambientale e chiaramente naturalistico. Quindi è una ciclovia che per noi è una pretella che per noi è importante proprio per valorizzare il territorio di Subbiano. Una ciclovia nella ciclovia, dobbiamo dire, in questo caso parte dall'urbano, perché la pista ciclabile che riguarda naturalmente quella regionale, la ciclopista dell'Arno, arriva dal territorio di Capolona, quindi da via Tortelli, e poi naturalmente c'è l'attraversamento nel ponte dell'Arno attraversando viale Soderi, giungendo poi in viale della stazione di Subbiano, e qui siamo nel territorio di Subbiano. A questo punto la nostra bretella percorre, come dicevamo, il viale della stazione e ha un tratto all'interno del territorio urbano del nostro paese fino ad arrivare al nostro centro sportivo ricreativo, e lì la pista ciclabile avrà un percorso suo proprio, un percorso che sarà illuminato, sarà attrezzato perché ci sarà una postazione di ricarica per le bike. E oltretutto il percorso proprio lambirà l'argine dell'Arno in un punto dove veramente, anche dal punto di vista naturalistico, sia i turisti che i nostri cittadini potranno godere di uno scorcio molto bello, che è quello del Sasso della Raina. Da qui poi la pista ciclabile, con un altro piccolo tratto di percorso urbano, si ricollegherà fino al punto con il percorso del Gigio, che è un altro percorso che nel nostro comune che è funzionale alle mountain bike e alle bike. Da lì poi prenderà verso l'Alpe di Catenaia per giungere a un altro nostro luogo molto bello, che è l'Alpe di Catenaia.
have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this.